Su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese, i finanzieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, fino alla concorrenza di 6,4 milioni di euro, pari all'IVA e alle imposte sui redditi complessivamente evase dagli indagati mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento deriva dallo sviluppo delle indagini svolte al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che a marzo del 2020 ha portato all'esecuzione di 24 misure cautelari personali per le ipotesi di reato, tra le altre, di associazione a delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione all'indebita percezione di finanziamenti erogati all'Unione Europea e dalla Regione Siciliana nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale per un valore di oltre 15 milioni di euro. Nei mesi successivi la Procura della Repubblica di Termini Imerese, che nel frattempo ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha formulato l'apposita richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 36 imputati, ha chiesto al competente giudice per le indagini preliminari anche il sequestro preventivo dei vantaggi patrimoniali conseguiti attraverso l'utilizzo di false fatturazioni. In base a quanto emerso allo stato delle indagini, il ricorso sistematico a fatture false da parte del sodalizio riconducibile fratelli Giovanni e Francesco Diliberto è finalizzato a documentare costi in realtà non sostenuti in tutto o in parte per la realizzazione di programmi di investimento, ammodernamento aziende agricole, realizzazione di un mattatoio e di un complesso agroindustriale al fine di ottenere i rilevanti contributi europei e nazionali, facendo gravare l'investimento completamente sui bilanci pubblici, un vantaggio fiscale connesso a un indebito risparmio d'imposta. Gli approfondimenti eseguiti alle Fiamme Gialle palermitane, infatti, hanno fatto emergere l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false, con una conseguente evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA per un importo complessivo pari a circa 6,4 milioni di euro.